Di questa rassegna d'autore, la prima serata è stata l'altro giorno, il 6 agosto. Questa sera abbiamo il piacere di ospitare nel cortile di Palazzo Ciardo, di questa struttura, il magnifico rettore dell'Università del Salento, il professor Fabio Pollice, il dottor Claudio Scavardella, che ci parlerà direttore del quotidiano di Puglia, che ci parlerà appunto della sua ultima pubblicazione, del libro Le colpe del Sud. Poi abbiamo un concittadino, Francesco Giaquinto, uno psicologo che anche lui ha condotto degli studi su questo tema, su tutto quello che in qualche modo è l'andamento demografico del nostro territorio, che non è per nulla confortante, diciamo, quello degli ultimi 20-30 anni. Abbastanza duro da accettare come dato. E io vi invito a partecipare anche alla terza serata, sarà l'11 agosto, sempre qui, e avremo il piacere di ospitare l'ex ministro della Difesa Mario Mauro insieme a Giuseppe De Vita, presenteranno il loro nuovo libro, saranno accompagnati da Alessandro De Linogi e Sebastiano Leo, due assessori regionali. Non voglio dilungarmi ancora, anche perché poi quando parlano i politici all'inizio è sempre pesante, siccome io l'ho sempre pensata questa cosa e adesso mi tocca farlo, vi taccio e lascio parola a voi. Buona serata e grazie. Grazie mille Daniele, un ringraziamento all'amministrazione comunale per questa bella serata e anche per aver pensato a me accanto a questi due illustri ospiti. Non so bene ancora cosa ci faccio accanto, però sono felice di chiacchierare con voi stasera di temi che ci stanno molto a cuore e che penso siano di interesse a tutti qui presenti. Io partirei proprio dal titolo, perché solitamente si parte dal titolo, quindi Le colpe del Sud, no? Un saggio che parla di questione più che meridionale, meridionali, ho letto nel preambolo di questo testo, che è diviso in una parte analitica e in una parte invece più come fosse un caso applicato, no? Come se fosse appunto centrato sul territorio pugliese, salentino, eccetera. Le colpe del Sud è un titolo che mi sorprende molto. Sono d'accordo che abbiamo qualche colpa, no? Più che altro sposta il focus da questione meridionale, che sembra una cosa che cade un po' dal cielo, a una cosa invece più interiore, no? Noi psicologi diremmo da un locus of control esterno, quindi è come se sono sfortunato se il mio esame è andato male, a un locus of control interno, quindi se il mio esame è andato male è perché ho studiato poco. Quindi questo secondo approccio mi fa sì che io mi impegni di più. Quindi probabilmente non so se la colpa del Sud serve anche a responsabilizzare il Sud che poi essenzialmente siamo noi. Quindi quali sarebbero le colpe principali del Sud? Quindi, buonasera, grazie per l'invito. Non sapevo che eri diventato un politico. Noi ti conosciamo a Lecce come artista, pianista, uno che ha tenuto, diciamo, ha avuto platee importanti davanti a lui, quindi adesso da politico. Quindi grazie dell'invito, grazie per anche per questa occasione di confronto. Grazie al rettore che ha accolto l'invito di rovinarsi la serata qui, anziché a stare in una bellissima località, diciamo, invece Gagliano del Capo, tra l'altro, è una località molto molto bella. Detto questo, quali sono le colpe del Sud? Tante. Basti pensare a un solo dato e a una domanda. Negli ultimi 15 anni, diciamo anche per il blocco sociale e politico egemone in Italia, 20 anni, attrazione un po' nordista, leghista, eccetera, eccetera, c'è stata una ripartizione non equa delle risorse dalla cassa comune nazionale. Era stato stabilito che le risorse dovevano essere date diciamo, di spesa pubblica, date alla popolazione sul territorio, andavano, diciamo, misurate anche sulla base degli abitanti. E al sud
doveva toccare il 34% delle risorse pubbliche, diciamo, da dividere sul territorio. Bene, negli ultimi 15-20 anni, per quello che dicevo prima, per una sorta di egemonia, insomma, che e soprattutto, diciamo, anche di campagna di denigrazione molto lunga nei confronti del Sud fannullone, del Sud che mangia i soldi, del Sud sprecone, vi ricordate Bossi, lo Spadone, non ce ne andiamo, eccetera, eccetera. Negli ultimi 15 anni, diciamo, quella percentuale del 34% sulla base della popolazione, 34 a noi, 34 al nord e credo 32 al centro Italia, non è mai stata rispettata. Siamo andati dal 26 al 28%, 26, 28, 29%, il che significa che ogni anno sono stati sottratti al sud, scippati, ecco, dopo che ci hanno chiamato fannulloni, ladri, che vivevamo sulle spalle di un nord industrioso, virtuoso, ci hanno scippato circa 60 miliardi di euro all'anno, che in 10 anni sono 600 miliardi di euro e che in 15, insomma, intorno a 750-800 miliardi. Questi sono i dati dell'Agenzia Territoriale delle Spese. Qualcuno dice sì, ma nella spesa c'è anche la spesa pensionistica, al sud ci sono più pensionati. Un dato è che per 15-20 anni ci hanno, 15-20 anni ci hanno sottratto dei soldi che ci spettavano. La domanda da cui sono partito è questa: se noi avessimo avuto in questi 15 anni tutti i soldi che ci spettavano e che ci sono stati sottratti, che ci hanno scippato, quindi 60 miliardi di euro all'anno, 600 miliardi in 10 anni, il Sud sarebbe cambiato? Oggi sarebbe più industrioso, virtuoso, con meno giovani che vanno fuori, con territori più diciamo, organizzati nei servizi, nella qualità dei servizi? La mia risposta è no. E quindi il focus va fatto su di noi. Per troppi anni, per troppo tempo abbiamo creduto di risolvere la questione del sud, della arretratezza, del divario, del gap, diciamo, tra sud e nord, guardando soltanto il problema degli aiuti e dei sostegni. Premi una parentesi: è vero che ci hanno soltanto 60 miliardi di euro all'anno, 60-65, è altrettanto vero che i fondi europei noi non riusciamo a spendere. Siamo a una percentuale bassissima in ogni regione, significa che sull'agenda, ad esempio, europea del 2007-2014 abbiamo perso dei soldi incredibili, che sono soldi nostri, non è che l'Europa te li regali. Ogni Stato dà dei soldi ogni anno all'Europa, alla cassa comune europea, e poi l'Europa decide poi di distribuirla e soprattutto di attenuare i divari tra i territori, no? E quindi poi tornano in qualche modo al sud. Noi quindi abbiamo una doppia responsabilità: paghiamo più tasse per contribuire all'Europa, e quando l'Europa ci restituisce dei soldi per colmare dei divari tra i territori all'interno dell'Italia, i cosiddetti diciamo appunto i divari tra i territori nord e sud, ma soprattutto sud ed Europa, noi non riusciamo a spendere. Quindi da un lato non ci abbiamo, ci scippano i soldi, dall'altro però non riusciamo a spendere. Allora il focus è capire perché non riusciamo a spenderli e perché abbiamo accumulato tutti questi ritardi, e qui il discorso ci porta molto lontano. Di sicuro le colpe nostre sono: uno, che non siamo riusciti a colmare quei buchi storici che abbiamo accumulato nel tempo per tutta una serie di ragioni. Il libro cita Piren per quanto riguarda i ritardi, diciamo, o comunque l'arretratezza del Mediterraneo con la conquista con la nascita dell'Islam e con il movimento, diciamo, dell'islamizzazione verso del sud Europa. Tutta la parte, diciamo, cattolica cerca di andare verso il nord Europa, e quindi in qualche modo diciamo il Mediterraneo meridionale resta
ma questa è una lettura storica, insomma, che ha avuto qualche critico, anzi più di qualche critico dal punto di vista storico. C'è poi l'altra delle grandi scoperte geografiche del fine 400, in particolare con la scoperta dell'America, quando i traffici, quando il Mediterraneo è ancora il centro del mondo, tutto il grandissimo traffico di merci, di scambi avviene nel Mediterraneo. Con la scoperta dell'America si sposta verso l'Atlantico e quindi in qualche modo l'Europa nord settentrionale che guarda l'Atlantico e guarda diciamo l'America sviluppa una borghesia, sviluppa una nuova classe sociale che diventa rivoluzionaria in quel momento, che spodesta l'organizzazione vecchia, aristocratica, feudale delle società, e tutto questo noi non lo viviamo. Diciamo, da quel momento in poi il Mediterraneo viene in qualche modo espulso dalla storia, dai grandi flussi storici e dalle grandi novità, dalle grandi modernizzazioni, e noi stiamo dentro il Mediterraneo, cioè l'Italia dalla Padania in giù è una penisola che sta dentro il Mediterraneo, non può non riflettere. Per cui quello che dico io è che quello che sostengo, insomma, la tesi che sostengo è che la questione meridionale non nasce con l'unificazione d'Italia, con questo racconto, questa divisione storiografica che c'è, no? I neoborbonici ci hanno derubato, ci hanno scippato, hanno preso il Banco di Napoli, avevamo la più grande ferrovia, avevamo la prima ferrovia d'Italia, 10 km, Napoli Porto, ci siamo napoletani tutte e due, già in Lombardia e in Piemonte c'erano più chilometri ferroviari. Ma al di là di questa cosa qua, l'arretratezza, ecco, i buchi che noi ci portiamo dentro la storia non nascono con l'unificazione dell'Italia, ma sono precedenti, e quindi la questione meridionale affonda le proprie radici nella questione mediterranea. Il paradosso qual è? È che negli ultimi 15-20 anni, per una serie di ragioni storiche che non sto qui a raccontare, in particolare la globalizzazione, riporta il Mediterraneo un po' al centro del mondo, se non proprio al centro, a essere un bacino di nuovi traffici, soprattutto per tutte le merci, per tutte le produzioni che avvengono nell'Estremo Oriente, che hanno come mercato, diciamo, di sbocco l'Europa centrale. E grazie al canale di Suez, diciamo, in qualche modo il Mediterraneo è tornato negli ultimi 15-20 anni ad essere un grande polo attrattivo, diciamo. E di fronte al canale di Suez c'è l'Italia, non l'Italia, l'Italia del Sud, c'è Taranto, c'è la Puglia. E i cinesi l'avevano capito prima di noi, tanto è vero che alla fine del Novecento, nel 1996, fanno un accordo di programma, all'epoca era Prodi presidente del Consiglio, 96-97, e Burlando ministro dei trasporti, fanno un accordo di programma col governo italiano: vogliamo investire a Taranto. Avevano visto 30 anni prima di noi che cosa poteva significare il Mediterraneo. Gli egiziani hanno raddoppiato il canale di Suez nel 2016 in due anni hanno raddoppiato il canale di Suez, perché il canale di Suez soltanto in andata non riusciva. Abbiamo visto quello che è successo qualche mese fa con la grande porta container che si è messa di traverso, il mondo stava andando in crisi, e in due anni il regime egiziano, spendendo 60 miliardi di lire, sono riuscito a fare il doppio canale, e oggi diciamo hanno raddoppiato il traffico, perché c'è un grande movimento e noi non riusciamo a intercettare ancora questo traffico. Abbiamo fatto andare via i cinesi, o comunque le due società, le più grandi società cinesi di trasporto marittimo, li abbiamo fatti andare via da Taranto perché non siamo riusciti a far dragare i fondali a Taranto per far attraccare queste grandi porta container che negli ultimi anni sono diventate sempre più grandi e che quindi pescano molto molto alto, diciamo, hanno, e quindi Taranto ha bisogno di ricorsi al TAR, contro ricorsi alla manifestazione degli ambientalisti, eccetera eccetera. Se ne sono andati al Pireo, porto di Atene, diciamo, in Grecia. E oggi il Pireo è il porto che movimenta più merci
di tutti i porti italiani messi insieme, da Trieste scendendo Ancona, scendendo Bari, Brindisi, Taranto, Gioia Tauro, Napoli, Livorno, Genova, ha fatto proprio il, ecco, il Pireo, colpe del sol sono questi, non essere riusciti a capire, e in questo lancio un assist anche al rettore Pollice, io me la prendo molto con la pigrizia degli intellettuali, e qui finisco, perché il cambio di paradigma degli ultimi 20-30 anni, quando cioè il Sud non era, non poteva più avere, godere di rendite di posizione, perché non c'era più la divisione del mondo in due blocchi, quindi il Sud non era più l'avamposto strategico dell'Occidente per contenere la minaccia sovietica, con la caduta del muro di Berlino crolla questa grande rendita di posizione, fino allora per gli Stati Uniti, per il Patto Atlantico, per la NATO, per tutti, il Sud non poteva collassare e non poteva passare, diciamo, nemmeno ai social comunisti, come dire, nemmeno al Partito Comunista o al Partito Socialista, diciamo alla sinistra, perché avevano questo rapporto con l'Unione Sovietica, con il blocco dell'Est. Allora c'era tutto lo sforzo per mantenere, anche in modo assistito, diciamo, no? E ci è andata bene, tutto sommato, fino a 30 anni fa. Quando 30 anni fa è cambiato il mondo, 30-40 anni fa, soprattutto dopo il crollo del muro di Berlino, e perdiamo questa prima rendita di posizione, poi con la globalizzazione ne perdiamo altre. Ad esempio, e qua davvero finisco, una delle rendite di posizione che abbiamo perso è quella di essere stati un mercato di consumo di beni prodotti dalle industrie del nord, fino alla fine degli anni 80, no? Fondamentalmente la globalizzazione non c'era ancora, quindi le cose prodotte al nord negli anni 60, negli anni 70, i frigoriferi, le auto, eccetera, eccetera, venivano consumate molto, era un grande mercato di consumo il sud, e lo Stato, attraverso l'assistenza anche, dava i soldi al sud per far comprare, era tutto un giro. Nel momento in cui c'è la globalizzazione e le imprese settentrionali cominciano ad avere nuovi mercati, nuovi punti dove diciamo esportare, e il sud non rappresenta più l'unico mercato di consumo, anche quello, diciamo, non interessiamo più economicamente, diciamo, tutto il paese e anche il nord, e lì nasce la Lega, non a caso, no? La voglia di andare oltre, di non avere come zavorra il sud, ma altre cose ancora, abbiamo perso altre grandi rendite di posizione. Il problema di fondo è che l'intellettualità meridionale non ha capito questo, o ha fatto finta di non capire, e quindi abbiamo continuato a dire questione meridionale, questione nazionale, devono aiutarci, devono darci soldi, eccetera, eccetera, senza capire che non c'erano più orecchie che ascoltavano questa lamentela, e quindi colpa dell'intellettualità meridionale, oltre che delle classi dirigenti locali, anche politiche, ma soprattutto dell'intellettualità, è di aver indugiato troppo nella lamentosità, nel non capire di dover partire noi con un'idea forza, di proporla al paese, e soprattutto adesso lo stiamo capendo col PNR, PNRR con la transizione ecologica, transizione digitale, eccetera, cioè quanto il Mediterraneo e la vocazione mediterranea del paese sia importante per tutto il paese. Ecco, il Sud, una delle colpe dell'intelligenza meridionale, quindi anche dell'Accademia, ma non solo, dei giornalisti, degli scrittori, delle menti pensanti, e di non aver prodotto un'idea forza propria del Sud che doveva imporre a tutto il Paese, anche al Nord, dicendo guardate che se noi sfruttiamo la vocazione mediterranea dell'intero Paese ci andate a guadagnare anche voi, perché l'industria del Nord, le imprese del Nord, se la Germania è un raffreddore si ferma, comincia ad avere la caduta del PIL, della produzione, eccetera, eccetera. Quindi fondamentalmente un'economia non assistita, per carità, però un'economia al servizio di altre, diciamo, potenze industriali. Sfruttare la vocazione mediterranea, e quindi la piattaforma logistica dell'intero Mediterraneo, perché quando ti arrivano le merci tramite il canale di Suez, quindi sbarcano a Taranto o a Gioia Tauro, e l'Italia diventa l'hub dell'intera Europa, ed è tutto evidente che lì la nostra, oltre sul turismo e sulle altre cose di cui parleremo dopo, perché al trasporto marittimo cinese, alla grande società cinese, conviene risparmiare 5 o 6 giorni di navigazione, che per arrivare sui porti del nord Europa
dove dovrebbero arrivare le merci cinesi, thailandesi, di tutto l'estremo oriente, ed è tutto evidente che risparmiando 5-6 giorni di navigazione risparmi nei costi, e quindi è conveniente, e noi non abbiamo fatto nulla, abbiamo perso una grande occasione per far lavorare qui i giovani, o per farli andare fuori e poi dare loro il diritto di tornare, perché io non sono d'accordo con il fatto che non devono andare via, i giovani devono andare via, devono conoscere il mondo, però dobbiamo dare loro anche il diritto di tornare e di tornare nella propria terra, perché ci può essere anche questo sentimento qui, di voler vivere nella propria terra, perché ognuno piace la propria terra. Quindi le colpe sono tante, tantissime. Ce ne sarebbe da parlare tantissimo. Si vede che siamo abbastanza colpevoli, no? Poi vediamo il rettore che dice sulle colpe dell'intellettualità. Volevo appunto introdurre l'intervento del rettore con, innanzitutto, riassumendo quanto capito finora, che quindi il divario nord-sud ha delle ragioni geografiche, socio-economiche, politiche, secolari, no? Parliamo proprio di secoli. E andare a tracciare delle linee uniche non è possibile, perché la realtà è complessa e non si può semplificare una realtà complessa, occorre intenderla come una realtà complessa, perché se pensiamo che la realtà è semplice e proponiamo soluzioni semplici, il problema non viene risolto. Se invece pensiamo che non è un problema che si risolve dall'oggi al domani, né è un problema che riguarda solo un aspetto della società, allora probabilmente potremmo immaginare un'azione corale per poter diciamo, contribuire a ridurre il divario, non dico risolvere il problema, ma almeno ridurre il divario. Detto ciò, diciamo che è fondamentale il ruolo della ricerca, della formazione, abbiamo parlato di intellettuali pigri da certi punti di vista, poi capiamo bene cosa significa, cosa comporta e cosa significa questa pigrizia. E l'altra cosa che ho notato nel libro, appunto, è che fa riferimento a delle azioni del sud lodevoli, ma spesso non corali, spesso casi singoli, tant'è che definisci Salento come un laboratorio. Un laboratorio è un qualcosa che produce, ma non è un'industria. Laboratorio è qualcosa di sperimentale, ma non è un risultato certo, affermato. Laboratorio è un però ha gli strumenti per raggiungere il risultato. Detto ciò, l'Università del Salento è sicuramente un'università di grande importanza nel sud Italia, nelle connessioni internazionali, molti progetti di ricerca, molte in tutte le varie facoltà lo connettono, che ne so, mi viene di riferimento per esempio al CERN di Ginevra, o mi viene in riferimento a delle esperienze internazionali. Io sono uno psicologo, quindi in ambito anche della neuropsicologia, delle scienze socio-economiche, giuridiche e anche nella nascente, no, facoltà di medicina nell'Università del Salento. Questo è un grandissimo risultato. La domanda che rivolgo, o meglio l'assist che rivolgo al rettore per poter, diciamo, introdurre il suo discorso è: il ruolo dell'università, l'importanza dell'Università del Salento e in generale, proprio per andare a ridurre questo divario con le regioni del nord e quindi dare anche un'idea di maggiore unità nazionale dal punto di vista anche delle opportunità e delle risorse. Sì, funziona, sì, perfetto. E sicuramente un assist eccellente per me, perché mi consente di parlare di quello che conosco meglio, no? Però io devo fare alcune riflessioni per arrivare poi al ruolo dell'università, perché Claudio Scavardella ha scritto un libro secondo me molto interessante, e il titolo che ha dato, un titolo emblematico, molto rappresentativo di quello che è il pensiero che sottende tutto il libro, Le colpe del Sud. Ma è singolare, lo dico oggi, vediamo se riesco a stimolarlo in questo senso, è singolare che lui lo faccia ma dedicando una parte del volume alla Puglia e al Salento. Perché singolare? Perché questo è un libro di ampio respiro. In qualche modo è il libro di un intellettuale, lui pensa che l'intellettuale sei io. L'intellettuale è in primo luogo
un direttore di una del nuovo quotidiano di Puglia, l'uomo che è riuscito a portarlo secondo me a un livello nazionale, un giornale che era un giornale locale, non me ne voglia nessuno, ma insomma e invece il libro nazionale, e il libro riflette la sensibilità di un meridionalista che a un certo punto ha pensato: beh, forse io devo riflettere, devo portare questa riflessione al grande pubblico attraverso questo libro. E lo intitolo Le colpe del Sud. Dunque, un intellettuale che si interroga su chi abbia la responsabilità del ritardo economico, sociale, culturale, come le vogliate, e addirittura ambientale del Mezzogiorno. Ma è molto singolare che tutti quelli che l'hanno letto, anche in questo territorio, hanno apprezzato molto lo sforzo di un intellettuale, lo sforzo di un grande direttore. Ma non ce n'è stato uno che si è riconosciuto in quelle colpe. Cioè è singolare che nel capitolo sul Salento lui dica: tutti gli intellettuali, tutti i politici sono responsabili. Io non ho sentito uno che abbia detto: io ho una responsabilità. Era in un paesino dell'Abruzzo l'altro, qualche weekend fa, e un sindaco Silverio, il suo nome, perché sono 100 abitanti, pensate che Gaiano sia un comune a confronto molto più grande, 100 abitanti, lo dico 150, ma sono quelli che hanno una residenza lì, ma in realtà vivono a Sulmona, che è più lontano. È il primo politico che ho sentito dire: io sbaglio tutto, perché questo paese, negli anni del mio mandato, invece di andare avanti, è andato indietro. Adesso spazio ai giovani, perché si è visto che noi non siamo stati in grado di sfruttare la grande opportunità determinata dal turismo. È uno dei pochi politici che ha ammesso la sua disfatta. Forse se leggessimo questo libro con attenzione, scopriremmo che in quel libro noi abbiamo una parte di questa responsabilità, una parte anche grande. E questo è l'elemento più importante. Questo è il libro che ci fa riflettere sul fatto che il Sud è stato saccheggiato. Su questo non c'è buon nessun dubbio. Un grande storico di questo territorio, Roberto Martucci, no? Ha scritto un libro, L'invenzione dell'Italia Unita, con cui è diventato famoso a livello nazionale e internazionale. E quell'invenzione che ha sottratto moltissimo al Sud, al Regno di Napoli e ovviamente al Mezzogiorno, no? Oggi che chiamo Mezzogiorno. Questa è una premessa importante, perché io trovo che l'altra volta ne ho fatto già una presentazione, io però tu mi avevi sollecitato, perché al momento in cui dice gli intellettuali sono altri, no? Gli intellettuali sono quelli che hanno la capacità di esprimere un pensiero critico. E io vorrei che intellettuali fossero anche politici. E il pensiero critico vuol dire, ecco, lui prima ha detto, siamo qui, abbiamo sottratto il rettore a una serata diversa in qualche luogo più attrattivo. In realtà basterebbe soltanto dire l'Euca, cioè Gagliano, solo dove c'è, insomma, c'è più vita, c'è il turismo, e siamo qui invece questa sera. Io sono contento perché amo questo Salento, non amo il Salento paiettato di l'Euca, di Otranto, di Gallipoli, per carità, sono in realtà bellissime, ma che durano 20 giorni all'anno e dopo torniamo a essere noi a interrogarci su quale deve essere la prospettiva, pensando che il turismo salverà l'evoluzione demografica, l'involuzione demografica del Salento. Non è vero. E dunque io parto dal presupposto: la responsabilità non cercata nell'Università del Salento, per una volta tanto non me la prendo, ma cercatela dentro di voi, cercatela in tutti quelli che mandano i figli e dicono, se voi, dagli insegnanti delle scuole, che dicono ai figli: ma se vuoi avere una formazione di qualità, beh, devi andare al Politecnico di Torino, devi andare a Milano, devi andare alla Sapienza, perché è lì il centro del mondo. Questa sottocultura di cui noi tutti siamo testimoni, a partire dai miei colleghi e dal sottoscritto, è questo la vera colpa del Sud. Invece di impegnarci a portare avanti un progetto di sviluppo per il nostro territorio, di credere in questo territorio, noi non ci crediamo, voi, perdonate, non ci credete. Voi che stasera siete qua con me, non ci credete. Vedete, è stato richiamato il successo che abbiamo avuto nel portare, no,
il corso di laurea in medicina nel Salento, erano 40 anni che ci provavano. In un anno l'abbiamo portato qui. La domanda è, ma non erano le stesse persone? Sì, certo, secondo me il momento storico ci ha favorito, potrei dire prendemi tutto il merito, non è così. Ma un merito me lo prendo, che io non demordo mai, io ci credo sempre. Io credo, sono cresciuto con una madre che mi diceva che ero nato in una grande capitale, che era Napoli, in un grande regno, in un grande paese. Per me mia madre è stato mio padre, sono stati fondamentali perché mi hanno insegnato a credere in questo paese e a credere in me stesso. Io vorrei che stasera, uscendo da questa, da quel portone lì, da questa splendida porta, tornasse a casa con un'idea, e che voi questo paese potete cambiarlo. Se voi non uscite oggi con questa idea, il nostro evento sarà un fallimento. Tornate con un briciolo di convinzione, maggiore in voi stessi, perché è quello che manca in questo territorio. Dice giustamente Claudio Scamardella, poca societas e molta comunità. Io vi dico soltanto una cosa, se volete concretamente. Io non, forse io ho un'idea di essere in comunità, io vorrei che ci fosse più il senso è giusto, ma vorrei che ci fosse più comunità, cioè l'idea che insieme lo possiamo cambiare questo territorio, ognuno facendo la sua parte. Adesso vi dirò qual è la parte dell'Università del Salento, ma non è, prima mi sono chiesto, ma che ci fa un psicologo in mezzo a noi? Invece io credo che forse questo paese avrebbe bisogno, come molti dei miei colleghi universitari, con affetto, ma uno psicologo ogni tanto fa bene, non un confronto, perché c'è quel rischio dell'autoreferenzialità dell'intellettuale. Ma sapete qual è il problema? C'è scritto anche, e non me ne vogliate se faccio questo richiamo al Vangelo, ma era il Vangelo penso della settimana scorsa, non mi ricordo, ma questi non è il figlio del falegname, non è il questo Gesù, non è quello che stava lì, quello che c'ha i fratelli, le sorelle, insomma, è uno di noi. E come fa a proporsi come profeta, addirittura no, come Cristo? E questo è il problema di questo territorio. E questo è il problema dei nostri intellettuali. I nostri intellettuali intanto li accreditiamo perché vanno all'estero, vanno in altre parti d'Italia, vengono riconosciuti come dei talenti, a quel punto abbiamo il coraggio di dire che forse abbiamo sbagliato e queste hanno delle capacità. Per questo gli intellettuali non guardano al territorio, in ma nel Salento come in altre parti d'Italia, guardano altrove. E quell'intellettuale dunque non investe sul proprio territorio perché non ha un ritorno da questo. E purtroppo l'intellettuale si accredita quando, come Roberto Martucci, comincia a scrivere di un tema, o come Claudio Scamardella, perché tutti sappiamo che era un grande direttore del quotidiano, lo dico perché è un amico, perché è napoletano, perché è la verità. Però io scrivo un libro sul Mezzogiorno perché io scrivo un libro su una dimensione altra rispetto al Salento. Qui ognuno di noi, basta che si parli di Salento che diventa immediatamente, no, fondamentale. Io credo che questo sia l'aspetto più importante. Tanto è vero che la miseria dell'intellettuale, se voi ci riflettete così, è rimanere chiuso nel proprio contesto culturale. Un intellettuale deve aprirsi al mondo. Ha ragione Claudio quando dice prima i nostri ragazzi, sembrerà contraddittorio rispetto a quello che ho detto prima, devono andare all'estero, devono andare in altre parti d'Italia a studiare, a lavorare, ma devono avere la possibilità di tornare qui. Ma io aggiungo che non necessariamente loro devono tornare, non necessariamente loro. Noi dobbiamo aprirci all'idea che un rettore napoletano abbia avuto un discreto successo nel portare medicina a Lecce. Perché? Secondo me, perché io non ho ascoltato quelle Cassandre che mi dicevano, e questa è la verità, no, tanto medicina, il presidente Emiliano, con cui oggi c'è un ottimo rapporto, quando mi ha incontrato la prima volta e mi ha detto
non mi chiedere medicina perché medicina a Lecce non la possiamo fare. Era luglio 2019, appena eletto. Ma è stato lo stesso presidente Emiliano a dirmi, per la verità, per meriti tuoi, ma anche miei chiaramente, oggi siamo in grado di fare questa medicina. Un altro esempio banale, perché di questo, questa è la mediocrità che io riconosco, perché io riconosco che questo è un territorio splendido, i salentini sono un popolo splendido, e lo dico perché voglio convincervi di questo, perché forse non siete convinti di questa cosa ciascuno di voi. Questo è un mezzogiorno pulito, un mezzogiorno che ha una forza dentro di sé incredibile, che deve soltanto esprimere, deve liberarsi del provincialismo, deve aprirsi al mondo e deve riconoscersi non come un popolo speciale, ma un popolo che ha la possibilità di esprimere un proprio percorso di sviluppo senza emulare nessun altro territorio. Vi faccio un esempio banalissimo di come si ritarda lo sviluppo. Ero a Ecotecne, il nostro campus universitario, e a un certo punto vedo, abbiamo un problema che i nostri campi sportivi sono troppo limitati rispetto a tutto quello che stiamo facendo in questo momento. E allora guardo al di là del muro di recinzione di Ecotecne e vedo un campo di calcio, delle strutture abbandonate. Dico, ma che cos'è quello? Allora immediatamente, ah, quello è l'ITCA. Dico, ma che cos'è? No, no, l'ITCA è una struttura di... Ma di che? Con l'atteggiamento dispregiativo, perché poi questo è il problema del Salento. Tu mi scuserai se faccio un attimo questa riflessione. Mi dicono immediatamente, c'è il mio amico Gigi Caritali dietro, Gigi no, forse lo sa anche Gigi, no Litta, quello sei preti, ma no, non c'è niente da fare, abbiamo chiesto più volte, non ce lo vogliono dare. E ma che c'è lì? No, ma lì ci sono delle strutture, ma non c'è niente, non... Allora vado dal vescovo, dico, eccellenza, ma quella struttura ti metto in contatto, perché noi l'abbiamo donata all'epoca a questo ordine che c'ha un nome complicatissimo, ve lo giuro, non lo ricorderò mai. Lì, questi vengono da Roma, vengono a trovarmi e io esordisco dicendo, io so che altre volte vi hanno chiesto se c'è la possibilità di dare all'università queste strutture, le visito, eccezionali, tre plessi, di cui uno in ottimo stato, tre plessi, due campi di calcio, due campi da tennis, una piscina, un campo da basket, un campo di calcetto, tutto fatto abbandonato, tre persone anziane, lì, tre preti anziani, due dei quali non deambulanti. Allora dico al superiore, dico, ma come mai non volete... Mi pare fatto. Ma veramente, negli ultimi 20 anni nessuno ci ha chiesto niente. Ma come? Non vi è stato chiesto se volevate cedere all'università? La risposta è no, mai. Oggi stiamo lavorando a una donazione cinquantennale, cioè un comodato cinquantennale, che darà all'Università del Salento tutta questa struttura e noi faremo uno studentato per gli studenti, faremo nuove attrezzature sportive perché stiamo investendo molto su salute, sport e benessere, come tutti sapete, e poi faremo uno spazio per incubare imprese. Domanda: perché avevano detto che non era, che era stato già chiesto e avevano risposto negativamente? Neanche una lettera, non una parola. Queste sono le chiacchiere che distruggono questo territorio. E allora non dobbiamo andare troppo lontano, troppo a fondo. Non bisogna rimbangare la questione per il meridionale, perché il problema è che il problema di questo territorio è questo. È soltanto questo. Lo sviluppo è una questione di intelligenza, di competenze, ma soprattutto di buona volontà, di fiducia in se stessi e negli altri. Il capitale sociale, quello che muove lo sviluppo economico dei territori,
si basa tutto sulla fiducia reciproca. Se noi riconquistassimo quello che abbiamo perso nel tempo. Vedete, entrando, lo dico molto onestamente, Gagliano è uno dei tanti comuni del Capo, del Salento, ed è un comune che ha una bellissima storia, ha delle marine stupende. Però entri in questi territori, perdonate, e ti accorgi che non c'è un progetto, che non c'è mai stato in passato, che c'è un'urbanistica che in molti casi, perdonate, non ricorda affatto la bellezza del Salento. Abbiamo dimenticato che cosa sia la bellezza, perché non abbiamo più un allenamento fondamentale. Eppure guardate che nell'estrema povertà in cui viveva questo territorio fino a 50 anni fa, perché ricordiamoci, non è molto distante quel territorio in cui del turismo non si sentiva parlare, e qui si viveva del tabacco, ma erano condizioni di grande povertà. Ebbene, la domanda che vi pongo, vogliamo parlare di università? Adesso ne parlo, ma per favore, tutti dobbiamo renderci conto, usciti da quella porta, ognuno di noi deve fare la propria parte, deve tornare a credere innanzitutto in se stessi. Questo è secondo me il più grande insegnamento avuto dalla vita. Io non ho competenze particolari, non mi ritengo un genio, una persona, un grande intellettuale, ma io so per certo che ogni minuto della mia vita deve essere speso nell'interesse in questo momento del territorio. Questa è la mia forza. Io sono un geografo esperto di sviluppo territoriale e so perfettamente qual è il mio ruolo e qual è il vostro ruolo. Per cui le colpe del sud, perdonate, un po' di colpe non ce l'hanno i politici, l'abbiamo noi. Non me ne voglia il sì, non me ne voglia, perché non è una questione di Gagliano, non è una questione del Salento. E che dobbiamo avere il coraggio di dire, vabbè, qualcosa abbiamo sbagliato, però adesso ci mettiamo al lavoro e cambiamo. Oggi si può, questa è l'ultima possibilità storica che ha questo territorio. Ma la possibilità storica, l'ho detto, ho cercato di promuoverlo nel master plan della Terra d'Otranto, e non va avanti. Noi siamo tutti pronti, 40 ricercatori, perché gli attori politici non si mettono d'accordo, lo facciamo il master plan. Sapete qual è il problema? È che arrivano le risorse del PNRR. Ancora oggi non capiamo bene quando partiranno i bandi, con quali logiche, quali saranno i partenariati, ma il grande rischio è che noi non abbiamo un progetto di sviluppo. Ecco perché io volevo fare un anno fa il master plan della Terra d'Otranto, e manco sapevo del PNRR, potevo immaginare, ma oggi abbiamo bisogno di un progetto di sviluppo. E ho detto che dovete essere al servizio del territorio. È inutile pensare a progetti di ricerca se questi non sono condivisi dal territorio. Che cosa deve fare l'università? Veniamo a noi, perché altrimenti dice, abbiamo questo sta parlando, invece parlare dell'università come rettore parla di noi, ma io volevo un po' animare la serata e farmi sentire un po' responsabile, questo era tutto l'obiettivo. Però io so per certo che sapete che sono in buona fede, perché se voi avete, ognuno di voi, una responsabilità, vi assicuro che una grande parte ce l'ho anche io. Vedete, noi siamo due napoletani, ormai adottati dai salentini. Devo dire, Claudio ha pure sposato una salentina, io me la sono portata da Napoli, mia moglie, voglio dire, però lei è più salentina di me, nel senso che vi ama incondizionatamente, mentre io qualche critica la faccio. Però posso dirvi questo: Napoli è una grandissima città, ma io dubito che io e Claudio saremmo riusciti a cambiarla. Invece io credo fermamente che insieme tutti noi il Salento lo possiamo far diventare, da questo il senso di Claudio, un grande laboratorio, dimostrare all'Italia che questo sud, anzi che da questo sud può arrivare il cambiamento. L'ho detto tempo fa e qualche altro intellettuale mi ha seguito. Ricordate che un cambiamento non può essere espresso dal centro, ma viene sempre dalla periferia. Cioè, non crediate che a Roma possono essere innovativi, a Milano. La vera innovazione partirà sempre dalla periferia dell'impero, e noi lo siamo. Per cui, ma dobbiamo essere creativi, non emulare gli altri, dobbiamo fare qualcosa di diverso. Che cosa può fare l'università? Tre sono i pilastri
su cui ruota l'attività universitaria. La prima è formare delle competenze. Ecco perché ho detto dobbiamo lavorare, e questo l'ho detto molto prima del Covid. La strategia dell'Ateneo Comune di Salento è benessere sostenibile. Come lavorare per il benessere della collettività. E qui capite perché tutti i nuovi progetti formativi. Questa, soltanto per limitarci a quest'anno. Medicina. E vabbè, ma quello è tutto il famoso. Scienze per la cooperazione internazionale a Brindisi, e non me ne vogliate, perché esiste la terra d'Otranto per me, non esiste Lecce. È questo che ci ha immiserito, pensare che ci sia il capo di Leuca. È questa la grande miseria, pensare a una logica provinciale. Noi siamo un grande territorio perché è fatto da tre grandi città che reggono un sistema urbano nel Salento peraltro molto sviluppato. Sono Lecce, Brindisi e Taranto. Se continuiamo a competere tra di noi abbiamo perso qualsiasi possibilità. Dunque la terra d'Otranto. Benessere sostenibile, quest'anno, oltre a medicina, scienze per la cooperazione internazionale a Brindisi, sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici, laurea triennale. E poi un quarto percorso formativo, che è la laurea magistrale in scienze motorie, che va a completare un ciclo. Perché stiamo investendo molto a livello di sport, salute e benessere. Perché? Perché se c'è una cosa che il Salento può vantare è una qualità della vita che, a dispetto del reddito, che non è alto, secondo me è fra i migliori del paese. Per cui noi possiamo fare scuola da questo punto di vista. E allora è questo l'investimento, una strategia. Noi terra del benessere. Io voglio che l'Università del Salento diventi, il giro di qualche anno, un punto di riferimento a livello nazionale. E allora io devo creare delle competenze, ma non posso crearle per il mercato locale, asfittico peraltro. Devo pensare che i miei studenti devono poter trovare lavoro nel mondo, perché questa è la dimensione della globalizzazione. Ma nel frattempo ho lanciato un programma che si chiama I Salento for Talents, anzi ai sindaci chiederò un aiuto, e cioè di adottare uno studente straniero, perché devono arrivare studenti da fuori, perché quando arriveranno questi studenti e scopriranno la bellezza di questo territorio, e parlo non di bellezza, attenzione, non parlo di paesaggistica, io parlo di bellezza di un territorio in cui si può vivere bene, in una dimensione ancora di equilibrio tra l'uomo e l'ambiente, allora quello che penso è che questi studenti non solo avranno un effetto positivo sulle dinamiche di sviluppo locale, ma avranno un grande vantaggio. È quello che ricorderanno ai nostri figli, che il Salento è già un luogo, un'app internazionale, dove arrivano studenti stranieri. E forse qualcuno incomincerà a pensare, beh, posso studiare pure qua, perché tanto c'è un clima internazionale. Le competenze sono fondamentali perché attivano le risorse, e questo è quello che l'Università del Salento deve fare, creare competenze che siano in grado di attivare l'incredibile potenziale di questa terra. Dall'altra parte però la ricerca avanzata, non vi sarà sfuggito che il progetto non è medicina, è medtech, medicina e ingegneria. Perché? Non per velleitarismo, ma perché abbiamo considerato che noi non vogliamo portare 60 studenti di medicina all'anno, noi vogliamo portare attività di ricerca e di produzione avanzata nel settore della medicina e del biomed, del biomedicale, facendo del Salento, di Lecce in particolare, un grande hub di ricerca internazionale. È un'altra visione. Noi sappiamo che medicina attrae risorse, attrae intelligenze, attrae talenti, ma se non creiamo le condizioni perché questi investano, e vi assicuro che incredibilmente le prime imprese già stanno incominciando ad arrivare, guardarci con attenzione, perché laddove ci sono ricercatori universitari, laddove ci sono studenti universitari, lì c'è innovazione. Ecco perché la ricerca è un volano di sviluppo. Ma per farla, anche in questo caso, dobbiamo crederci, dobbiamo finanziarla, dobbiamo sostenerla. E il terzo elemento fondamentale, l'ho detto prima, quello che si chiama terza missione dell'università, è la capacità dell'università
di farsi motore di sviluppo. Come? Incubando imprese, favorendo il trasferimento tecnologico dalla ricerca teorica applicata all'università alla produzione. Qualche tempo fa oggi parlavamo uno spin-off universitario, Genesis, nato dall'Università del Salento, oggi è un'azienda quotata alla borsa di New York e a sede a Calimero e a Surbo, in prospettiva 400 dipendenti. Questo è il Salento a cui io sto pensando, a cui vorrei che pensasse ciascuno di voi. Perdonate, lo dico in una terra turistica. Dubitate di chiunque vi continui a dire che questo è un territorio che può vivere di turismo e di agricoltura. Non è questo. È un territorio che deve mettere in valore le proprie risorse a fini turistici, deve rigenerare l'agricoltura salentina in termini ambientali, paesaggistici, ma anche economici, perché la nostra agricoltura non era un'attività redditizia, era un bellissimo paesaggio che purtroppo è andato perduto, ma oggi abbiamo una grande opportunità. Possiamo ripensare al paesaggio salentino, all'agricoltura, costruendo bellezze. Ma ognuno di noi deve recuperare il muretto a secco, deve investire in quel fazzoletto di terra che ha la sua propria famiglia, perché se noi lo abbandoniamo, come abbiamo fatto per molti anni, non è che la xylella è arrivata per questo, attenzione, però è certo una cosa, è che non abbiamo dedicato amore a tutto quello che avevamo ereditato e che era costato fatica ai nostri avi, perché questo paesaggio era una loro creazione, grazie al loro lavoro, un lavoro incredibile, di secoli, per non dire di millenni in alcuni casi. Ecco che cosa può fare l'università, farsi motore di sviluppo. Ma io personalmente, che sono un entusiasta, questo lo sanno tutti, ma io ho bisogno del vostro entusiasmo. È l'unico modo che ho per portare avanti un progetto, perché senza di voi questo territorio non ha futuro, indipendentemente da quello che potrà fare l'Università del Salento, dentro le proprie mura. Quelle mura non dovrebbero esistere, il campus dovrebbe essere aperto. Voi dovreste avere la possibilità di venirci a trovare, anzi io vi invito a venire nelle nostre strutture. Perché ci sono centinaia di ricercatori che non fanno questo il loro lavoro per soldi, lo fanno per un riconoscimento sociale. Vedete, noi abbiamo accolto i grandi atleti che sono tornati alle Olimpiadi. Pensate alla gratificazione di questi ragazzi, noi siamo stati tutti quanti felicissimi. La 4% è stata un'emozione incredibile, no? Per tutti noi, perché è pure una questione di riscatto dell'atletica italiana. Però mi domando, pensate ai nostri ricercatori, il fatto che molto spesso questo territorio, nessuno è profeta in patria, tutti i figli di falegnami, ecco, hanno bisogno del vostro sostegno. Per cui oggi sono convinto che l'Università del Salento, da un anno a questa parte, un po' di più, la guardate con un occhio diverso. Incominciate, forse molti di voi incominciano a credere in questa università. Io vi assicuro che il mio mandato è ancora di 4 anni e mezzo, io lavorerò per tutti in questi 4 anni e mezzo per l'università e per il territorio, sperando di lasciare molto di più di quello che ho ereditato, ma grande parte del lavoro è stato fatto da chi mi ha preceduto, e a loro io ho una grandissima stima, per i rettori precedenti, per quello che hanno fatto. Io credo soltanto una cosa, che fosse dato un po' più di impulso e di entusiasmo, perché ci credo molto. E infine faccio riferimento a questo volume, perché il nostro amico oggi presentiamo il volume di Claudio, ma c'è anche un altro libro che va. Lui dice una cosa nella quarta di copertina molto importante. Non l'ho ancora letto, ma vi dico quello che è il mio studio da geografo. E vi lascio con questa situazione drammatica, perché drammatica molto più della xylella, molto di più. Vi ho detto prima che senza le competenze non può esservi sviluppo. E allora l'altro giorno ho fatto un'analisi, mi sono messo con i dati demografici alla mano
per le tre province, perché sempre l'ottica è quella, no? Brindisi, Lecce e Taranto. E ho guardato l'evoluzione demografica degli ultimi anni e l'ho, attenzione, proiettata nel futuro. Proiettata vuol dire non sono previsioni, non è quello che forse accadrà, è quello che accadrà certamente. E allora vi dico che nel 2039, ed è dietro l'angolo, 2039, Lecce, Taranto e Brindisi, e non cambia una virgola, attenzione, avranno il 40% di diplomati in meno. 40%. Cioè qua le scuole chiuderanno. Ma c'è di più. Visto che c'è una mobilità interregionale, per cui molte famiglie cercano di lavoro con figli piccoli o famiglie che possono avere, vanno fuori. Risultato, il 40% è certamente per difetto, perché probabilmente nel 2039 avremo il 50% di diplomati in meno. Sapete cosa vuol dire? Che il rischio è che se adesso non guardo all'Africa, al Medio Oriente, non guardo altri territori come università, la mia università dovrà tagliare moltissimi corsi di laurea, moltissime opportunità, e a quel punto il processo migratorio peggiorerà soltanto. Questa è la situazione. O noi invertiamo la tendenza e siamo già in ritardo, perché, perdonate, ma non è che qualcuno può fare un figlio 5 anni prima. Cioè, oggi potete fare, no? Possiamo avere più figli, più... E noi ci lamentiamo perché vediamo più immigrati. Io mi lamenterei perché questi immigrati passano dal Salento e se ne vanno. Perché il problema non è quello della pelle, è il futuro del nostro territorio. Questo è il problema vero. E ricordate che una persona, uno straniero che viene qui, e lo dicono, un napoletano ve lo dice, e si sente amato, come ci sentiamo io e mia moglie amati da questo territorio, e ricambiamo questo affetto, ma si radica, compra casa e vive qui. Non è il colore della pelle, siamo noi che dobbiamo far sentire queste persone a casa loro. Lo so che è difficile, ma il problema è che in questo momento noi abbiamo bisogno assoluto di invertire il trend demografico. Non per crescere, attenzione, ma per stabilizzarlo. Ecco perché io vi ricordo che questo è un impegno corale. Tutti dobbiamo lavorare a questo obiettivo, rendere più accogliente questa terra, fare in modo che questa terra torni a splendere, perché questa è una cosa imprescindibile. Io mi fermerei qua perché ho parlato pure a lungo, però perdonerete, la concretezza è nel riconoscere che noi abbiamo delle grandissime responsabilità, ciascuno di noi, e dobbiamo prendercele, perché solo così, come dicevi giustamente tu, solo in questo modo possiamo proiettarci nel futuro. Se non ammettiamo che abbiamo delle responsabilità, non saremo mai obiettivi nella nostra progettualità a venire. Io ho una grandissima fiducia, per cui sono sicuro che forse il trend demografico non riusciamo a invertirlo nel breve medio termine, ma nel lungo periodo sicuramente saremo a dare un impulso significativo. Mi auguro che queste parole in questa serata servano non ad abbattervi, ma a entusiasmarvi. Noi possiamo fare tanto e possiamo certamente superare questa fase difficile, oltretutto aggravata dalla pandemia. Però vedete, io ho una grande fiducia in questo territorio, e se lo abbiamo noi che veniamo da fuori, se Claudio ha dedicato una parte del suo libro al Salento, era per richiamare tutti a questa grande possibilità. Noi possiamo fare la differenza per questo territorio e per il Mezzogiorno. Dunque, è un libro che offre immensi spunti di riflessione, e a me piace molto la dedica a Sasha e ai ragazzi del sud che merito di andare ma anche di tornare, e fai anche riferimento agli ultimi 30 anni di questo luogo. Io ho 30 anni, sono partito, sono ritornato e spero di restarci sempre. E quello che ho trovato la difficoltà all'inizio è davvero capire come funziona il Salento, perché avendo studiato in Emilia-Romagna e Lombardia
tu sei un dottore, un psicologo che sai bene come funziona il sistema sanitario lombardo emiliano, ma arrivi in Puglia e non sai come muoverti, soprattutto se arrivi a Gagliano del Capo, che da Lecce dista anche 65 lunghi chilometri, considerando le distanze, non solo quelle geografiche. E la vicinanza dell'università, di questo pensiero, anche qui, la presenza oggi del direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, del rettore dell'Università del Salento, sono linfa vitale per questo luogo. Spesso quando si ritorna da un'esperienza di 7 anni e mezzo e ce ne sei solo 25, sono tanti, tu sei qui e sei straniero, scrivo lì, in casa tua e in casa altrui, non hai un luogo, non hai una conformazione, non sai bene come muoverti e chi rivolgerti. Devo ringraziare tanti amici, se dopo 2 o 3 anni ho iniziato a ingranare un po', a cercare di inserirmi nella società, eppure avrei tanto da dare nella società. E faccio riferimento alla mia esperienza, ma cercando di rievocare quella di tutti i miei amici, di cui il 90% hanno stato fuori e sono rimasti fuori. Della mia classe, delle scuole medie, che eravamo in 30, non so quanti risiedono ancora qui. Se facciamo una cena di 30 anni, penso che siamo 4-5, non lo so. Questa è la questione. La questione è che i giovani figli sono stati fatti nei primi anni 90, solo che ora non ci sono più. Non perché siano passati a miglior vita, anzi, non ci sono sul territorio. E scambiano il Salento come meta turistica. Quello che proprio vogliamo cercare che diventi, no? Cioè, evitare che diventi. E nel senso che, come dicevamo, si campa di turismo un mese l'anno, due se la stagione è positiva, diciamo, non è il termine positivo come si usa in questi tempi, ma diciamo forse il virus ha aiutato a ridare linfa al turismo salentino, quasi per assurdo. Diciamo che si può destagionalizzare un turismo, ma meglio ancora sarebbe se ci si illuminasse e si pensasse che ci possono essere altre fonti di reddito e non solo le pensioni, che sono più del 50% per le famiglie di questi luoghi. Fonti di reddito, per esempio, nel libro un po' parlavo che, data la grande presenza di popolazione anziana e la grande insufficienza di servizi dedicati a questa popolazione, magari potrebbe diventare quella fonte di reddito, no? Per i giovani che potrebbero entrare, quindi anche nella meta del turismo, anche quello, diciamo, dedicato alla terza età, per esempio, o nell'assistenza sanitaria, sociosanitaria, e nella cultura che serve per l'invecchiamento attivo. Quindi è tutto un circolo che rientra. E tante anche le applicazioni della domotica, dell'ingegneria domestica, dell'aiuto, della riduzione della disabilità, che ovviamente, come dicevamo prima col correttore, appunto, anche l'università sta diventando un hub internazionale per questo, per questa attività. Le opportunità ci sono. In un laboratorio gli attrezzi ci stanno, la materia prima pure, bisogna costruirla alla porta, no? Altrimenti bisogna diventare anche falegnami, anche artigiani, a inventare e fare una porta su misura, non l'IKEA che le fa tutte uguali e che magari vanno bene a Milano ma non a Gagliano. Bisogna prendere le misure e costruire il pezzo unico, quello che arriverà, diciamo, poi ad essere prezioso. Di nuovo a te la parola, Claudio, per diciamo una... Le opportunità ci sono e diciamo anche la pandemia, paradossalmente, ha spalancato ai nostri territori ulteriori possibilità e opportunità. Pensiamo a quello che è accaduto l'ultimo anno e mezzo. Io adesso da circa un anno e mezzo lavoro a casa. Credo che sia abbastanza diffuso anche quelli della pubblica amministrazione. Prima era impensabile, un anno e mezzo fa, riuscire a fare un giornale da casa, a coordinare, eccetera, eccetera. Come diceva un futurologo sull'Economist qualche tempo fa, diceva: la pandemia, il Covid, l'emergenza accelererà molto le innovazioni anche dal punto di vista tecnologico. Basti pensare al vaccino, per la spagnola ci sono voluti decenni,
qui in 7-8 mesi, grazie alla ricerca, siamo riusciti a avere dei vaccini. E quindi ci sarà questa accelerazione, quello che vivremo in, che avremmo vissuto in 7-8 anni lo vivremo in un anno e mezzo, due anni, ed è bene. Perché dico questo? Perché anche per l'università, per i giovani, per interrompere il decremento demografico, che quella, non è soltanto il decremento demografico, è la mina che sta sotto le nostre sedi, sotto questo territorio, che è dato da tre processi: il decremento demografico, l'invecchiamento della popolazione e la fuga dei giovani, 40% in meno di diplomati. E quella prospettiva di cui parlava il rettore non riguarda soltanto il taglio dell'università che avrà il futuro rettore, perché il 39 probabilmente non ci sarà più fra 6 anni, quando scadito fra 4 anni come rettore, non sono certo. Come rettore. Buon lavoro, Dano, io però esco in Giulio. Il sindaco di Gagliano del Capo, in quella prospettiva che avremo, quando cioè il rapporto tra popolazione attiva e popolazione passiva, diciamo, quella non, che non lavora, supera, già stiamo intorno a 1-1 su questo territorio, sui nostri territori, nel mezzogiorno, non so qui specificamente, ma insomma quando arriveremo nel 35-40 la Svimez calcola che sarà molto superiore, diciamo, il rapporto 1-1, cioè avremo più popolazione passiva che quella attiva sui territori, che significa che il sindaco, il vice sindaco, il politico Vitali, il sindaco diciamo di Gagliano, non avrà i soldi per accendere la lampadina, cioè non, i territori saranno insostenibili, per cui quella è la vera principale bomba che sta sotto le nostre sedie. Forse noi arriveremo al 39, ma insomma soprattutto per chi verrà dopo di noi. Le colpe quali sono? Che questi processi, anche sui giornali locali, sul quotidiano, sono stati descritti in tempo. Cioè, guardate che qua stiamo andando in fronte, prima della pandemia, stiamo andando in fronte a un muro, a sbattere, cioè ci sarà la desertificazione. Se prendiamo i rapporti annuali della Svimez sul mezzogiorno, sulla desertificazione, non tanto quella industriale, ma la desertificazione umana del mezzogiorno, è un problema. Allora, il direttore Pollici ha voluto scuotere un po' la platea e ha fatto benissimo dicendo la responsabilità, io voglio fare un passaggio su questo poi dopo. Io ne voglio fare un altro. Ma i politici non lo sapevano questo? Quando, diciamo, Milano ha fatto il secondo piano regolatore generale a distanza di poco tempo, dimensionandolo sulle politiche sociali per attirare i giovani a studiare, dando il cosiddetto social house, dando gli alloggi gratuiti, eccetera. Noi dove eravamo? Emiliano, la regione, i sindaci. Stanno sui giornali, basta prendere qualche editoriale di 6-7 anni fa. Ricordo, io partecipai a un incontro a Brindisi dove c'era una ricerca di questo genere commissionata alla Confindustria a Brindisi, e si diceva nel 2035 Brindisi, il rapporto di popolazione passiva o popolazione attiva renderà insostenibile il territorio. Il che significa che devi attirare, se siamo d'accordo che i giovani devono andare fuori, perché non li puoi incatenare, anzi devono fare esperienza, devi attirare, deve essere appetibile il territorio per altre popolazioni, per altri giovani, eccetera, eccetera. E per attirare devi fare delle politiche urbanistiche che vanno in questa direzione. Il rettore prima diceva, per quanto riguarda l'università, io sono riuscito a trovare un campus dove ci sarà lo studentato, probabilmente nei primi anni, le politiche che fa Milano, che fanno le città universitarie, per i primi anni tirano l'alloggio gratis, oppure il vitto, insomma tutta una serie di cose che noi avremmo dovuto fare, anziché, diciamo, presentare la Puglia glamour, il Salento glamour da copertina, i grandi che vengono qui, eccetera, eccetera, porre questi problemi sostanziali senza disconoscere il fatto che il Salento è bello, che si vive bene, che c'è un bel mare e che si possono fare i bar. Uno, perché dico la pandemia ci può servire? Perché quello che dicevo prima consente all'università e a tante altre attività, diciamo, sul territorio, la possibilità di interloquire con l'esterno e non più necessariamente con la presenza fisica.
Questo è cambia, questa è una cosa cambiata, cioè si può studiare il South Working o lo Study Working, è una realtà, l'ultimo dato è che con il South Working sono rientrati in Puglia 17.000 pugliesi, 17.000 pugliesi che lavorano ancora per aziende del nord. Io ho due nipoti che lavorano a Milano e da mesi lavorano a Napoli, stanno a casa, poi hanno i figli a scuola, hanno problemi, però lavorano da casa. Ormai si può lavorare da casa, dal sud, dal Salento, da Lecce, da Gagliano del Capo e interloquire con il mondo. Questa è una grandissima opportunità che fino a un anno e mezzo fa non c'è nel libro, ad esempio c'è la dicotomia nata con la, diciamo, esplosa con la globalizzazione tra territorio dei popoli e terra dei popoli, la terra è stanziale. Il territorio dei popoli era diventato il territorio di tutto il mondo con la digitalizzazione, con la rete. Ecco, quelle lì si erano comunque divaricati perché c'era la necessità di essere presenti fisicamente, se lavori a Milano oppure se hai delle aziende in Romania, come, ecco, devi stare là. Il reshoring, il ritorno nelle terre di origine, è un processo che sta avvenendo, per cui bisognerebbe insistere su questa cosa. Vediamo il TAC, per esempio, di Casarano, no? C'è stato il grande boom negli anni 50, negli anni 60, poi la crisi negli anni 70, negli anni 80 si è andati nei paesi dove c'era il costo del lavoro più basso, adesso ci si sta rendendo conto che, anche grazie alla crisi, tornare a fare prodotti di qualità e non competere con i cinesi sulla quantità può essere una grande opportunità. Allora abbiamo alcuni grandi, imprenditori che stanno invertendo la rotta, quindi le opportunità sono incredibili. Però, l'ha detto prima il rettore, capitale umano, uno far nascere i bambini, due attirare dall'esterno, soprattutto se continua questo processo di fuga dei giovani, non di fuga, di andata all'estero dei giovani a studiare in altri territori. Capitale umano, capitale sociale, e qui dobbiamo cambiare proprio. Cambiare ognuno di noi, in ognuno di noi. Noi abbiamo un gap prima delle autostrade, delle ferrovie, degli aerei, delle rotte aeree. Ci abbiamo un divario, ecco perché parlo di questione meridionali e non più o soltanto di questione meridionale. Abbiamo un divario dentro di noi che è il nostro rapporto, il nostro rapporto sbagliato, perverso con il bene comune e il bene pubblico. E qui torniamo ai buchi storici, ci viene da molto lontano. Perché vai nelle strade, per le strade del Salento e trovi, spazzatura? Certo, le istituzioni, i comuni, ce la prendiamo col sindaco, con l'assessore urbano, non so se esiste più, insomma l'igiene, però gli stoccaccioni siamo noi diversi. Abbiamo ridotto a pattumiere delle strade splendide del Salento. Io sono uno che va molto in bicicletta, c'è una delle più belle strade del Salento che è la via Vecchia Frigole, con i muretti a secco, piena di spazzatura buttata da noi, cioè di gente che dal finestrino. Ora l'istituzione deve, perché tutto questo ce l'abbiamo? Perché ci abbiamo una tara dentro di noi che il bene pubblico, il rispetto del bene comune è una cosa secondaria, marginale. Torniamo ai buchi storici, perché al nord c'è invece un rapporto diverso col bene pubblico e col bene comune, e possiamo tornare a quello che diceva Benedetto Croce, il diverso esito di ciò che è stato in Normanni e in Inghilterra e in Normanni da noi, oppure come si chiama quello che ha fatto radiografia delle regioni italiane, Putnam, che diceva fondamentalmente il diverso rapporto rispetto al bene pubblico e alla tutela del bene comune deriva dal fatto che al nord c'è stato il repubblicanesimo comunale, per cui le classi dirigenti rendevano protagonista il cittadino, mentre da noi la monarchia, anche feudale, che si è protratta molto a lungo, in qualche modo ha deresponsabilizzato i governati, per cui c'è stato meno rispetto del bene pubblico. Poi non abbiamo avuto una borghesia produttiva, imprenditoriale, endogena, ma doveva venire da fuori o comunque dallo Stato, no? Il disegno nittiano, ma abbiamo avuto molto una borghesia delle professioni.
da ingegneri, architetti, eccetera, eccetera, che hanno avuto con il bene pubblico, con la dimensione pubblica, un rapporto molto predatorio, molto affaristico, anche nella delega alla politica. Ingegneri, architetti, notai, avvocati, giornalisti, professori universitari, insomma tutta la borghesia delle professioni. Qui ti do la delega al politico se fai delle cose che a me convengono, te la tolgo se non le... E io il mio grande timore, e chiudo su questo, il mio grande timore è che questa tara, questo divario che sta dentro di noi potrebbe in qualche modo far fallire anche questa grande operazione di ricostruzione post-COVID. Arriveranno moltissimi soldi, ma io già vedo dal mio osservatorio piccolo, già vedo, come dire, posizionamenti, riposizionamenti di questi segmenti della borghesia delle professioni per, con la politica ovviamente, per accaparrarsi. E invece spendere i soldi del piano di ricostruzione PNRR, non so se sono 83 miliardi, la Carfagna dice abbiamo avuto il 40%, insomma comunque ci saranno dei soldi per transizione digitale, perché poi hai voglia di dire possiamo lavorare da casa, però se ogni 10 minuti mi cade la connessione, anche quello che sta a Milano, che sta, o che sta a Bruxelles, o che sta a New York, cambia territorio. Quindi transizione già, che potevamo già fare perché l'agenda digitale in Puglia prevedeva già la banda larga, ma di tutto questo i politici, gli amministratori se ne sono fottuti, perché si è guardato all'interesse, ormai la politica, e lo dice uno che sempre stato distante dall'antipolitica, dai movimenti del baffa, eccetera, eccetera, una cosa che, come dire, è lontana da me. Però la politica ormai, o chi fa politica, proprio per l'assenza delle forme ormai, come diceva una società liquida, no? Sono morti i partiti, sono morti i grandi soggetti collettivi, sono morti, e quindi c'è questa personalizzazione della politica che in qualche modo ti porta a vedere o a misurare il tuo consenso con le cose immediate, quotidiane. Per cui la xylella quando verrà, la transizione digitale, ma quando verrà, però se devi spendere i soldi sulla sanità per andare a comprare le attrezzature che magari sono inutili, eccetera, eccetera, là sicuro c'è il consenso. Per cui piuttosto che guardare alle nuove generazioni, tu guardi al risultato immediato e al consenso immediato. E questa è una brutta piega che deve essere cambiata, ed è un altro grande rischio che abbiamo di veder fallita questa occasione della ricostruzione. Quindi transizione digitale, transizione ecologica, ne abbiamo bisogno qui. Molto. Ilva, Cerano, e c'erano le possibilità, però anche qui io le colpe del sud, ma come facciamo a non vedere le colpe della classe dirigente anche nel Salento sul gasdotto TAP? Ne vogliamo parlare? C'è stata una partita, come dire, vergognosa su questo, gente che veniva a fare i comizi qui a dire in 15 giorni se andremo al governo fermeremo TAP, il gasdotto, eccetera, eccetera, oppure se andremo al governo non firmeremo il contratto con ArcelorMittal per l'Ilva perché, eccetera, eccetera. Vanno al governo, ovviamente le piazze salentine applaudivano su questa cosa, 15 giorni prima delle elezioni, sto parlando del 2018, non del 1900, quattro anni fa, fanno il pieno alle elezioni, dopo 15 giorni si rendono conto di ciò che tutti sapevano, bastava leggere le carte, perché se ti candidi a fare il senatore o il deputato o addirittura il ministro devi leggere le carte prima di parlare. Sapevano tutti dal 2016 che il gasdotto TAP si sarebbe fatto, avrebbe avuto come approdo lì, e secondo me l'ubicazione dell'approdo è sbagliata, tanto è vero che era all'Endinuso e non era a Sanfoca. Poi ci sono stati manovre sotto, qualche sindaco che ha detto no, portatelo nel comune mio, perché giustamente ci saranno le compensazioni, era intelligente da questo punto di vista, ma insomma doveva essere l'Endinuso, non Sanfoca. Ma dal 2016 con i contratti internazionali, il voto del Parlamento europeo, il voto del Parlamento nazionale, tutti sapevano che sarebbe stato lì, va bene? Allora una classe dirigente all'altezza del territorio
anziché dire l'orgoglio del Salento, no, non vengono qui a colonizzarci, eccetera, eccetera, se si sentono lontani, va bene, ok, avete vinto, noi siamo contrari, va bene, però dovete mettere i soldi qui sul tavolo per i ristori e le compensazioni sul territorio. Il risultato, questo non è avvenuto, il risultato è che il gasdotto TAP da dicembre scorso è in funzione, arrivano miliardi, 10 miliardi di metri cubi di gas all'anno sotto le nostre cose, non c'è un impatto devastante, non abbiamo avuto un euro di investimento sul territorio, un euro, e non credo che Melendugno San Foca abbia i servizi scolastici all'altezza della situazione, gli asili nido o i servizi per i bambini. Si poteva, c'era sul tavolo di Palazzo Chigi quando intervenne Conte per mettere insieme, c'era sul tavolo il rinnovo del parco pubblico degli autobus a gas di tutto il Salento. No, noi non trattiamo con le multinazionali, che non trattiamo, va bene. Ma di più, una regione e dei comuni o dei sindaci o dei politici o degli amministratori che hanno una visione, che hanno comunque, che fanno gli interessi del davvero dei cittadini, si siedono al tavolo e dicono: noi abbiamo Cerano, secondo gli studi dell'ASL ci dicono che il più alto tasso di morte per tumore nel Salento, pensate, nel Salento, non a Taranto dove c'è l'IVA, tumore ai polmoni, una delle cause è stata individuata, causa effetto è difficile dirlo, è in Cerano, va bene? Allora, una classe dirigente, si dice che muoiono 350 per questa tipologia di tumore, che sarebbe legato ovviamente alla cosa di Cerano, ai fumi, eccetera, eccetera. Una classe dirigente dice: va bene, cara TAP, ci hai fatto, avete vinto, Davide contro Golia, benissimo, però noi ci abbiamo adesso la possibilità, ti siedi qua, metti e anticipi di 3 anni la conversione a gas della centrale di Cerano, che sarà nel 2025, anticipi di 3 anni, salvo se davvero queste statistiche sono, se sono vere queste statistiche, da 150-400 morti all'anno per tumori in più, per tumore ai polmoni dovuto a Cerano, ho risolto per 3 anni, ho salvato 1200 vite umane. Secondo me questa è la missione di un politico, piuttosto che spendere soldi o mal spendere soldi nella sanità per costruire e alimentare consensi. Questo è perché poi quando andiamo a votare, i responsabili principali di queste situazioni vengono rieletti a furor di popolo? Punto interrogativo. Ecco, quando ce ne andiamo da quella porta, come diceva il rettore Polci, interroghiamoci su questo. Su Ilva è la stessa identica cosa. Su Xylella la responsabilità dei politici c'è tutta. Ma volete saperne di più? Perché la responsabilità, le colpe del Sud, c'è anche la nostra responsabilità. Io ricordo 2015, marzo 2015, ricordo un servizio di quotidiano, un paginone, il mare verde è diventato marrone, con un mio fondo, un servizio, un'inchiesta di Renato Moro, che il grandissimo redattore capo che è scomparso di recente con nostro grande dolore, che andò nelle campagne e disse: guardate qua, sta arrivando un disastro. Facemmo Salento deturpato, questa foto grande era di domenica, io feci un fondo e dissi: a scanso di equivoci vi dico che la prima responsabilità è nostra, dei giornalisti, che non abbiamo raccontato in tempo e ogni giorno questo grande disastro. Quindi a scanso di equivoci, per onestà intellettuale, ci pigliamo le nostre responsabilità. Avremmo dovuto essere, saremmo dovuti essere più vigili e più martellanti nell'informazione sulla Xylella. Purtroppo abbiamo sbagliato. E poi tutte le altre colpe, tra cui anche quelle dell'università. Una settimana dopo, i giornali, la politica, insomma gli ambientalisti, eccetera. Una settimana dopo scendono in piazza a Lecce contro Quotidiano, contro il direttore, Xylella uguale mafia, Scamardello uguale Xylella uguale mafia, scendono in piazza 5.000 persone, a piazza Sant'Oronzo, molti salotti leccesi, classe dirigente leccese, per dire: giù le mani dai nostri ulivi, non si toccano gli ulivi,
fermate il piano, invochiamo l'intervento della procura. La procura interviene, blocca il piano di contenimento della xylella. 12 scienziati, 12 ricercatori che avevano detto: attenzione, guardate, questo è un disastro, stiamo andando, cioè il Salento non sarà più lo stesso, perché se non conteniamo con le fasce di sicurezza, con alcune misure anche, diciamo, rigide e radicali, ma conteniamo il focolaio, questo arriverà a Bari, come sta arrivando, eccetera. Bene, 12 scienziati sono stati per 3 anni indagati. Il piano di contenimento è stato bloccato, con magistrati che dicevano, magistrati e capi della Procura della Repubblica, che nelle interviste televisive mostravano di avere grande competenza addirittura di cose scientifiche, di xylella, eccetera, eccetera. Ovviamente, questo a proposito dell'uno vale uno, delle competenze, il rispetto delle competenze è sempre, gli altri devono rispettare le tue competenze, ma tu puoi essere competente di tutto, puoi capire anche di scienza, di politica, eccetera, eccetera, ma questo è un difetto, diciamo, abbastanza comune e diffuso. Ma magistrati che andavano in televisione, lasciavano interviste e dicevano: la xylella non esiste, la xylella è una mezza bufala, è tutto un disegno, un complotto, eccetera, eccetera. Alla fine, 12 ricercatori indagati per 3 anni, rimasti sotto inchiesta per 3 anni, piano di contenimento bloccato, ambientalisti che, e uomini dello spettacolo, perché poi l'appellificio in Italia, no, non basta, immediatamente i grandi maître à penser, ecco, le altre colpe dell'intellettualità italiana, no, l'appellificio, immediatamente, sì, gli ulivi, complotto, eccetera, eccetera. Il fatto è che alla fine, diciamo, hanno ammazzato più, abbiamo perso 19 milioni di ulivi, 19 milioni di ulivi. Il piano originario di contenimento della xylella prevedeva 3.000 ulivi abbattuti nel primo focolaio per fare una fascia di sicurezza, diciamo, per non consentire alla sputacchina di portare la xylella da un albero all'altro, di arare e quindi di fare le buone pratiche. Tutto questo, dove sono gli ambientalisti oggi? Qualcuno ha avuto il coraggio di chiedere scusa ai salentini, ai territori del Salento, a quelli che diceva il rettore Pollice, diciamo, a un territorio che ha avuto questo paesaggio anche al lavoro dei nostri nonni, dei vostri nonni, dei nostri avi? Chi ha difeso di più gli ulivi e l'ambiente? Ecco perché, diciamo, c'è bisogno di una società civile che funziona, perché molto spesso sbaglia a comportarsi, come in questo caso, come nel caso di Mugno di San Foca, e soprattutto che è sbagliata la contrapposizione o rifugiarsi nella contrapposizione, soprattutto al sud, tra una cattiva società politica e una buona società civile. Non è vero, non è vero, non solo perché alle elezioni la società politica è espressa dalla società civile, e quindi se li esprimiamo noi, se sono come dire, malvagi politici, siamo malvagi anche noi. Ma non è vero perché dentro la società civile, soprattutto meridionale, ci sono dei vizi e delle visioni predatorie del bene comune che sono molto più forti della società politica. E allora ha ragione Fabio Pollice: i cambiamenti arrivano dal basso, i cambiamenti sono dei processi e non degli atti. Soprattutto nel Mezzogiorno abbiamo capito come, diciamo, non ha prodotto risultati sperati l'intervento pubblico centralizzato, disegno nittiano, no? Non ha prodotto, non, il disegno nittiano era quello di creare l'industria del Mezzogiorno statale per costruire poi una borghesia imprenditoriale in loco. Non ci siamo riusciti. Quando diciamo, lo Stato è arretrato dall'economia, si è visto che molte fabbriche, molte aziende fallivano perché fondamentalmente, non essendoci più le commesse dello Stato, non riuscivano ad andare avanti. È fallito l'intervento più delocalizzato con le regioni, le conferenze dei servizi, i patti territoriali, le aree, i contratti d'area, perché fondamentalmente non si è mai partiti, ecco, per risolvere la questione meridionale, dal problema della responsabilità individuale e collettiva. Noi dobbiamo capovolgere quel divario che abbiamo rispetto al bene pubblico, dobbiamo capovolgere, è lì la chiave. E per fare questo devi costringere, perché quando siamo costretti poi riusciamo a fare grandi cose, dobbiamo costringere ognuno di noi a essere responsabile. E secondo me la chiave di volta è il federalismo, che va nella direzione
di cui parlava prima il Rettore, i cambiamenti non avvengono per atti, ma sono processi, uno dopo l'altro, e soprattutto vengono dal basso e non dal centro. Quindi se non partiamo da noi, se non partiamo da noi, attraverso tutti gli strumenti che abbiamo, uno dei quali, ma solo uno dei quali, è l'elezione, il voto, di punire i responsabili di questi misfatti, e l'altro è la partecipazione. Se io, diciamo, se il sindaco di Gagliano del Capo gestisce male le mie tasse perché fa i fatti suoi o non, diciamo, non ha una visione di sviluppo eccetera eccetera, e gestendole male crea un buco, però c'è comunque un terzo Pantaloni, lo Stato centrale, che in qualche modo ti ripiana. Stiamo vedendo quello che è accaduto con Napoli, con il debito di Napoli, quello che accadrà con Lecce, i ripiani dei debiti eccetera eccetera, allora non cambieremo mai. Se invece so che quelle tasse che io ho pagato vengono gestite dal comune e il sindaco le gestisce male, secondo me io vado con i forconi sotto al comune, dal sindaco: oh, ma che stai facendo? È così con la sanità, col grande sperpero che c'è, con la voragine di soldi perduti, proprio buttati semplicemente per alimentare consensi, per ottenere voti eccetera eccetera. Allora la responsabilità individuale di ognuno di noi, che porta poi alla responsabilità collettiva, che è quello che manca. E secondo me il federalismo, il partire dal basso, il partire dai territori, è l'unica possibilità per risolvere la questione dei meridionali. E ho chiuso. Il tempo posto per un intervento conclusivo. Devo dire che lo faccio per voi, vi assicuro, non per me, a quest'ora già è molto. Io sono assolutamente d'accordo, le cose che ha detto il direttore Scamardella sono evidentemente non solo condivisibili, sono reali. Qualche tempo fa un mio docente, che è anche stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Turco, mi aveva assicurato che avremmo avuto dalla TAP quanto ci spettava come territorio. E dice che Lecce, Brindisi aveva, in realtà il sindaco di Brindisi aveva detto che erano pronti a accogliere queste risorse, il sindaco di Lecce era ancora contrario, sta di fatto che né Brindisi né Lecce queste risorse le hanno avute. E adesso mi domando, forse non dovremmo chiedere, io innanzitutto perché ho ancora il mio docente, no, una risposta in tal senso, cioè dove sono queste risorse compensative? Non le abbiamo ottenute, è difficile, no? Io non voglio fare una critica, non voglio dare un indirizzo di voto, però dovremmo riflettere sul fatto che non si può andare avanti in questo modo. Cioè quelli che si erano opposti alla TAP, no, la TAP si è fatta, per cui hanno perso questa battaglia, che era persa in partenza, devo dire, ma ne abbiamo persa anche un'altra, perché non abbiamo avuto nessun ristoro dal punto di vista economico. Questo secondo me è un grande dato di fatto. Ora noi dobbiamo continuare a lavorare a un progetto, io parto dal comune che ci ospita, da Gagliano, cioè c'è bisogno di una progettualità a livello territoriale. Io credo che ogni comune dovrebbe dotarsi di un suo progetto, piano strategico, all'interno di un, diciamo, più ampio master plan della Terra d'Otranto, però penso che sia una responsabilità di ciascuno comune individuare quali sono le azioni insieme alla comunità locale che vanno poste in essere per tornare a progettare un futuro accanto alla comunità locale. Il tuo libro, Francesco, reca un sottotitolo: più anni e meno danni nel capo, a chi appartiene il nostro futuro? La domanda, ovviamente la risposta la conosciamo tutti quanti, appartiene a noi, e questa è la più grande responsabilità, farci protagonisti di questo progetto per il futuro. Io credo che nei nostri diversi ruoli, il quotidiano, il Nuovo Quotidiano di Puglia, l'Università del Salento, stanno facendo un ottimo lavoro di accompagnamento del territorio. Noi ci siamo e vi lasciamo proprio con questo auspicio, cioè che nei mesi a venire si possa lavorare insieme per portare avanti delle azioni
significative per il territorio. Io credo che il problema dell'agricoltura salentina sia un problema drammatico in questo momento, perché bisogna veramente riprogettarlo. Però in questo caso, per esempio, il DAIS, il distretto agroalimentare ionico salentino, sta portando avanti un progetto di rigenerazione sostenibile dell'agricoltura insieme a tutti gli atenei di fatto pugliesi, CNR, il CMCC, il Centro Euro-Mediterraneo per il Cambiamento Climatico. Cioè in questo momento si è messa in moto una macchina virtuosa, che porterà secondo me sicuramente dei risultati. Per cui io non vorrei aggiungere altro, perché si è fatto veramente tardi. Io devo ringraziarvi, siete stati stoici a rimanere fino a quest'ora. Io penso che ciascuno di voi, forse qualcuno ha cenato prima, diversamente da noi si è organizzato meglio, e per cui vi auguro una buona prosecuzione della serata, e devo dire che qui c'è un sentiero, e chiudo con questo pensiero, è il sentiero che porta al Sciolo. Il direttore Scamardella non l'ha mai fatto, prossimamente in quest'estate lo farò fare, di agosto non è il massimo, ecco, ce lo facciamo, perché è veramente un percorso bellissimo che ti porta in uno dei posti, diciamo, più iconici del Salento, che è il Sciolo. Io credo che quel sentiero ti porta al mare, in qualche modo è anche simbolico questa idea. Cioè questo comune che sorge all'interno, dal mare non si vede, ma in qualche modo è legato profondamente al mare di questo, del Salento. Per cui credo che ci rincontreremo in futuro. Io spero che la presentazione di questo libro, che vi invito veramente a leggere, perché è un libro molto vero, un libro sentito e pensato, una cosa difficile. Molti libri sono pensati ma non sentiti, alcuni libri sono sentiti ma non pensati. Questo libro ha entrambe queste qualità, per cui sono convinto che in queste sere d'estate sia una lettura da fare, anche perché avete il coraggio di averci ascoltato questa sera su un tema che era, devo dire, poco estivo, diciamo. Però siete stati veramente molto bravi e vi ringrazio, perché siete rimasti tutti fino a tardi, e questo devo dire è una cosa che purtroppo accade molto raramente, per cui vi devo dare veramente, insomma, un applauso per questo, e grazie veramente di cuore. Io per me non aggiungo altro, perché vedo nei loro occhi che è venuta l'ora di andare a casa. Grazie a tutti. Grazie mille a Carlo Scamardella. Grazie a voi, grazie a Francesco, grazie al direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, Claudio Scamardella, grazie al rettore, al professor Pollice, e grazie anche a voi effettivamente per essere stati qui, perché questi sono momenti di fatto di crescita, momenti di riflessione che non capitano spesso, per cui quando ci sono è bene prenderli e portarli a casa, come diceva prima il professore, come diceva il direttore, uscire da quella porta e magari cominciare a mettere in moto un po' anche... Posso fare una proposta finale? Sì. Mi è venuta un'idea. Perché Gagliano non fa un'operazione che io vorrei fare in tutto il Salento? L'altro giorno riflettevamo sulla questione dell'agricoltura salentina. Ora, secondo me, se alzate la mano, sinceramente, io immagino quanti di voi possiedono un fazzoletto di terra. In alcuni casi è più di un fazzoletto. Ma quanti non lo coltivano affatto? Forse si dovrebbe fare una cooperativa di comunità, che è una cosa che hanno fatto altri comuni anche in Puglia, mettere insieme tutti questi terreni e capire che forse è il caso di darli in gestione a dei giovani di questo territorio, perché facciano una grande azienda agricola di comunità, perché diversamente quei signori, voi non prenderete nulla e non sarete in grado di trasferire alle prossime generazioni la bellezza che avete ereditato. Vi do questa idea, mettete insieme questi terreni e fate una grande azione di comunità. Sareste il primo comune a fare un'operazione del genere nel post Xylella, e sarebbe un grande atto di coraggio e di generosità. Vuol dire dare incomodato, attenzione, niente più di questo. Tanto quei terreni, se non ci mettete il sudore, no, che ci hanno messo i vostri avi, non li potete portare mai più a risplendere. Per cui il mio suggerimento è quello di fare questa azione, e sarebbe bellissimo se il Comune si facesse carico di questo. Sarebbe un grande gesto di generosità nei confronti della vostra terra e delle future generazioni, anche oltre a dare lavoro a dei giovani della vostra comunità, e forse a fare qualcosa veramente di unico, di cui tutti potrete andare orgogliosi. Era giusto un'idea.
Grazie professore, grazie direttore, grazie Francesco. Buona serata.